Perché? Perché sono così maldestra? Ciao amici, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono Carlotta e nel video di oggi parleremo del mio 2021 in termini libreschi, ovviamente. Quindi nel video di oggi faremo un piccolo recap di quello che è successo nel mio 2021, appunto in termini di letture, come sono andate le mie challenge, le mie sfide di lettura, eccetera, e soprattutto parleremo dei top e dei flop di quest'anno. E devo dire, insomma, è andata abbastanza bene. Ma prima di incominciare, come al solito, vi chiedo di sostenermi condividendo il video con persone a cui appunto possono piacere i miei contenuti, mettendo mi piace a questo video, commentando e iscrivendovi al canale. Trovate tutto qua sotto, seguitemi anche su Instagram perché magari lì vi parlo di cose che sul canale non porto, e soprattutto seguitemi anche su Instagram se volete vedere i miei disegni. Allora, direi di incominciare. Come prima cosa farei un piccolo recap del 2021. L'anno scorso più o meno quest'ora, in questo periodo, ho girato il video di cosa farò nel 2021, i miei programmi. Vi lascio qua sopra il video nel caso foste interessati. E praticamente avevo appunto organizzato una reading challenge, che probabilmente nel momento in cui ho stilato percepivo già che sarebbe stata fallimentare, come anche la sfida di lettura di Goodreads. Ma ci arriveremo. Per quanto riguarda Goodreads, la sfida del 2021, follia, avevo messo 100 libri. Com'è andata? Semplicemente è andata che ne ho letti 54 su 100, che in realtà 54 libri in un anno non è niente male, perché una media di un libro a settimana circa, quindi direi molto soddisfacente, anche perché veramente ho letto tante tante cose quest'anno e quindi insomma sono comunque contenta, nonostante io avessi messo 100 libri e non li avrei raggiunti, ma 100 veramente erano troppi, cioè dovevo pensarci prima. Quindi quest'anno faremo diversamente, ma ne parleremo nel prossimo video. Comunque, tornando al 2021, ho letto quindi 54 libri su 100 per un totale di 14.147 pagine, quindi direi tutto molto soddisfacente. Per quanto riguarda invece la challenge che avevo organizzato io, che cioè a un certo punto finito tutto in cacciara come sempre. Per quanto riguarda la challenge, adesso mi affido a GoodNotes perché non mi ricordo. Tra l'altro mi ho presa benissimo inizio l'anno scorso a fare tutte queste cose, ma niente, è finito in cacciara, cioè io veramente non so come faccio a essere così disorganizzata e inconcludente, è incredibile. Ok, allora, della challenge che ho organizzato l'anno scorso, quindi la Serendipity Book Challenge, che vi lascio qua perché comunque è sempre, cioè, sempre attiva, avevo messo 24 titoli da leggere. Devo dire che per la maggior parte è andata bene. Mi manca un libro di Shakespeare, un libro sulla guerra, una biografia, un libro di Agatha Christie, un memoir e un libro ambientato nella tracciata del cuore. Allora, tutti questi libri ce li ho. Una biografia volevo leggere Attraversare gli specchi, un libro sulla guerra o Il diario di Anna Frank, un libro di Shakespeare, Macbeth o Il mercante di Venezia, un libro di Agatha Christie volevo leggere, tra l'altro Assassino sul Nilo, perché tra poco uscirà il film e ci voglio vederlo dopo averlo letto. Un memoir, che può essere sempre Anna Frank oppure, ne trovo uno. E un libro ambientato nella torcia del cuore o Festa mobile di Hemingway. Quindi in realtà i libri ce li ho. La mia idea è quella di recuperare questi libri che non ho finito della challenge del 2021 quest'anno. Io mi sento in colpa, mi dispiace molto. Quindi questo è più o meno l'obiettivo. Quindi la finirò. In un anno e mezzo, ma la finirò. E quindi direi di, dopo che abbiamo insomma visto tutti insieme quanto è stato fallimentare la mia challenge di lettura, quanto io sia inconcludente e disorganizzata, direi che possiamo passare ai top e ai flop di quest'anno. In questo caso mi farò aiutare da Goodreads, perché mi ricordo più o meno tutti i libri che ho letto, ma cioè insomma adesso tutti i titoli no, cioè qualcuno potrebbe anche essermelo perso. Ovviamente non perderò troppo tempo a raccontarvi tutti i titoli nello specifico, perché sennò non finiamo mai più. Tutti i libri che citerò in questo canale, tutti i libri di cui parlerò in questo video ne ho già parlato comunque durante l'anno su vari video, quindi magari man mano vi metto il video nelle io, comunque potete trovare tutto appunto sul mio canale, tutti i wrap up. Partirei dai top, che sono più dei flop per fortuna, perché quelli che non mi sono piaciuti veramente, cioè, li ho detestati veramente con ogni parte del mio corpo, e quindi quelli ve li lascio per ultimi, anche se sapete già quali ho odiato. Abbiate pazienza, non ho i cartacci di tutti perché dopo che ci siamo trasferiti non ho ancora messo a posto libreria, come potete vedere dal casino dietro di me, e quindi perdo troppo tempo a cercare i libri perché non ho la minima idea di dove siano finiti. Ci potrebbero essere ovunque, infatti voglio mettere a posto perché questa cosa mi sa creare un altro commento interiore. Allora, partiamo da uno dei primi libri letti a gennaio. Allora, uno dei primi titoli del 2021 che avevo amato è una graphic novel ed è Heartstopper di Alice Osman. Questa qua è la copia in inglese, vi consiglio di leggerlo se siete anche a livello scolastico, perché comunque l'inglese è facile, le frasi sono abbastanza, sono brevi, perché comunque è una graphic novel
e soprattutto in questa graphic novel non è che ci sia tantissimo scritto, nel senso che spesso la Osman ha deciso di lasciare spazio ai disegni che parlassero per i protagonisti anziché appunto proprio le parole. Mi è piaciuto tantissimo, è un titolo a tema LGBTQ+, che parla appunto di omosessualità, parla di salute mentale, parla di salute mentale, di crescita. È veramente un titolo bello bello bello, ci sono, se non sbaglio, 5 volumi, lo trovate anche in italiano edito dalla Oscar Volt e lo trovate anche su Tapas, esce a puntate, ma ovviamente tutti fino al quinto ci sono tutti, quindi in realtà avete modo di leggerlo e io ve lo straconsiglio. Una delle cose, mie cose preferite che ho letto quest'anno, quindi assolutamente non potevo non inserirlo nell'elenco dei top, perché è una roba che mi rileggerei quest'anno, cioè anche adesso a caso, per, non lo so, per proprio per coccolarsi un po'. Proseguendo di questo titolo, ho ascoltato l'audiolibro, l'ho adorato, infatti ci ho anche dedicato un post su Instagram e appena l'ho trovato usato, appunto il negozio dell'usato a 3 euro, non ho potuto non comprare la copia cartacea, e sto parlando dell'Arminuta di Donatella di Pietrantonio, che è un titolo che, non so, a me è piaciuto tantissimo. Non so se è stato anche merito della lettrice, che comunque ha dato molta forza e molto carattere al personaggio. Ve lo consiglio molto, diciamo che vengono approfonditi alcuni aspetti della storia, però sentirete tutta la sensazione di abbandono della protagonista, la rabbia. Insomma, vi sentirete spaesati come si è sentita spaesata lei e non capirete come non capisce lei. E non lo so, è un titolo che veramente mi è piaciuto tanto, l'ho preso in... mi ispirava alla storia, fatto bene dargli fiducia, perché veramente non riesco neanche a trovare le parole adeguate per descrivervelo. Veramente molto molto bello, la copertina l'adoro, tra l'altro dovrebbe esserci il film, non ho capito se è già uscito, se deve ancora uscire, non mi ricordo, quindi penso che guarderò anche il film, perché il titolo veramente mi è piaciuto tanto. Come vi ho già detto anche nel video dove vi ho parlato, mi ha ricordato tantissimo la Ferrante, che è una delle mie autrici preferite. Poi, altro titolo che ho amato, ed è stato quello che mi ha fatto conoscere tra l'altro la mia amica di merende, è La canzone di Achille. Sapevo già come sarebbe finita la storia, ovviamente, però tutta la storia è raccontata dal punto di vista di Patroclo, che non è l'eroe classico per eccellenza, mi è piaciuto veramente tantissimo, mi è piaciuto tantissimo il rapporto che hanno Achille e Patroclo, cioè poi ho sofferto tantissimo alla fine. Ho amato la scrittura, infatti ho già comprato Circe, non so dove sia, ma che voglio leggere. Altro titolo che ho amato, ma che non trovo neanche quello, Piranesi. Piranesi, di quello ho fatto un intero video, ho fatto un reading blog interamente dedicato a quello, solo a quello, dove ve ne parlo tipo appena finito il libro. Non so neanche come definire la confusione del protagonista, di dove si trova, come lì, perché lì, cioè, niente, ti manda fuori di testa quel libro, ed è incredibile perché sono tipo, saranno 200 pagine, cioè è veramente breve, però riusciamo a andarti fuori di testa. L'unica pecca, secondo me, è che avrebbe avuto bisogno, secondo me, di 1 o 2 capitoli in più per spiegare un po' come funzionava la cosa e cioè proprio come funzionava la cosa a livello pratico. Lo capirete appunto se leggerete il libro, se l'avete letto. Però per il resto mi è piaciuto tantissimo, ho amato appunto la Susanna Clarke. Proseguendo vi parlo di un autore, e sto parlando di Tolkien. Proprio ad esempio il Silmarillion, che è uno dei miei preferiti, l'Hobbit, che è stato il primo, e poi il primo numero della trilogia, quindi La Compagnia dell'Anello. È stata una scoperta incredibile, Tolkien, un po' me l'aspettavo. Non lo so, mi ha fatto scoprire un modo diverso di scrivere e quindi ho capito che c'è un prima e un dopo Tolkien, e quindi adesso tipo le mie letture non saranno più le stesse. Diciamo che ho alzato un po' l'asticella, per cui alcune cose mi urtano adesso, però veramente... non lo so, è stata una cosa bellissima, un viaggio stupendo. Ho scoperto tantissime cose, forse il mio preferito, cioè dico parole molto forti, uno dei miei preferiti è il Silmarillion, perché veramente capisci quanto Tolkien abbia preso da storie come magari quelle che si raccontano nella Bibbia, oppure nell'Iliade, nell'Odissea, eccetera, e le abbia messe all'interno del mondo del Signore degli Anelli, della Terra di Mezzo, e le abbia fatte sue. Cioè è incredibile, è veramente assurdo, e dopo che hai letto Silmarillion capisci quante cose ci siano nel mondo di Tolkien che Tolkien ha preso da appunto magari la storia della Bibbia, oppure l'Iliade dell'Odissea, la mitologia norrena, greca, eccetera. Lui l'ha presa, l'ha rivista
l'ha cambiata un po', l'ha resa sua e l'ha migliorata. Quindi, cioè, per me questa cosa è incredibile. Poi la descrizione dei luoghi, i personaggi che crescono in questo modo così esponenziale all'interno solamente di 3 volumi. Alla fine sono 3 volumi, ma in tutto faranno meno di, forse sui 1000 pagine, che non è neanche, cioè sì, è tanto, per carità. Però nel senso, per avere una crescita così esponenziale di alcuni personaggi, secondo me è poco, ma Tolkien è stato in grado di farlo. E quindi, non lo so, vi consiglio veramente tanto di dare una possibilità a Tolkien, se non gli avete ancora data. Il Silmarillion, devo ammettere, è un po' pesantuccio. Io l'ho letto perché appunto l'abbiamo letto nel gruppo di lettura. Però veramente, se volete capire un po' una briciola del mondo che c'è dietro Tolkien, potete iniziare dall'Hobbit. Così vi approcciate un po', perché è molto easy, molto tranquillo, soprattutto l'inizio, perché inizialmente era nata come una storia per i bambini, poi no. E poi questa copia è incredibilmente bella, anche se ho anche l'Hobbit annotato, quello è veramente stupendo. Infatti stiamo programmando, tra l'altro, se vi interessa, di fare una rilettura dell'Hobbit annotato. E quindi niente, Tolkien assolutamente top del 2021, e top di sempre, e basta. Andando avanti, non posso non citarvi la seconda graphic novel, la seconda e ultima graphic novel che abbiamo in questa top del 2021, che è Maus. Maus racconta la storia del padre di Arthur Spiegelman, che è stato deportato nei campi di concentramento in Polonia, e perché appunto ebreo, e niente, racconta un po' quello che succedeva lì, come lui si è salvato, qual era l'aria che si respirava in quel periodo in Polonia, come si comportavano anche gli altri abitanti che fino al giorno prima erano tuoi amici e poi dopo no. E quindi è stata una lettura molto toccante, che vi consiglio sempre, ma io consiglio sempre tanto questi libri che parlano di una, secondo me, delle piaghe più grandi della storia dell'umanità. E quindi niente, non mi stuferò mai di leggere libri che parlano della seconda guerra mondiale, che secondo me abbiamo solo da imparare, per non ripetere gli errori chiaramente, però non lo so, sono incredibilmente affascinata da quel periodo storico, e questo no, ovviamente non ha deluso le mie aspettative. Poi qua farò una combo dell'autrice, perché secondo me entrambi meritano. Voglio citarvi entrambi, ma il mio preferito in assoluto è uno dei due, che però ho finito tipo la settimana scorsa, quindi non so se farò rientrare nel 2022 o nel 2021, perché ne ho praticamente letto metà nel 2021 e metà nel 2022, ma me lo citerò sia adesso che nel 2022, perché è meraviglioso e dovete leggerlo tutti quanti, perché è bellissimo. Quindi di chi sto parlando? Sto parlando di Donna Tartt. Allora, di Donna Tartt ho iniziato con Dio di Illusioni, che sono anche qui 600 pagine, perché boh, che è Donna Tartt, è molto molto prolissa, che mi è piaciuto. Questo è il Dark Academia per eccellenza, è stato il libro che ha fondato praticamente, che ha dato il via a quello che è il Dark Academia. Questo qua è stato il mio primo libro di Donna Tartt, mi è piaciuto molto, infatti poi non ho avuto alcun problema a decidermi a leggere il cartellino, però secondo me non c'è paragone tra i due, nel senso che questo sì, molto molto bello, ci sono molte parti in latino, quindi se avete magari fatto degli studi classici sicuramente troverete dell'affinità con questo libro, vi piacerà. E niente, è pura follia, a un certo punto non capisci neanche che livelli di follia tu possa raggiungere, ma lei ci arriva, cioè Donna Tartt li raggiunge e li supera incredibilmente. Quindi questo libro comunque lo consiglio molto, Dio di Illusioni, però il cardellino è una poesia. Sono 892 pagine, quindi bello pesante, però io ve lo stra consiglio. Non ho mai sentito parlare di arte così, e ti fa appassionare, cioè io comunque generalmente sono molto attratta, purtroppo non ne so molto, ma mi piace comunque andare ai musei, guardare i quadri, capire, osservarmi, che rimango ogni volta affascinata, cioè da quanto siano incredibili alcuni quadri che sono enormi, sono, non so, hanno migliaia di anni praticamente, e non lo so, ogni volta rimango affascinata. In questo libro Donna Tartt prende l'arte e la esalta ampio, così tanto approfondito, che entra a far parte della tua vita come ne fa parte della vita del protagonista, e gira tutto intorno a quello, la sua vita gira tutto intorno a quello, una vita di eccessi, di disagi mentali e fisici, e tutto gira intorno all'arte, la sua vita, le sue gioie, le sue disgrazie, tutto girano intorno all'arte. E secondo me questo libro è un'ode all'arte, semplicemente ai dipinti, ai mobili antichi, all'arte, al mondo dell'arte,
ed è incredibile. Oltre a questo, cioè, non c'è solo questo, ma c'è anche una descrizione quasi maniacale di quello che succede dopo la perdita di qualcuno. Non è spoiler perché succede all'inizio, ma forse c'è anche scritto nella trama. Ed è incredibile. Poi ci sono dei colpi di scena, ti tiene col fiato sospeso. Devo dire che le prime 400 pagine sono magari un po' più lente, però mi piaceva comunque molto leggerlo perché c'erano dei passaggi appunto su quando si affronta la perdita di una persona, mi hanno lasciato senza parole. E poi man mano che va avanti diventa quasi un thriller, perché sei lì in ansia e dici ma cosa succede? Ma quindi, ma adesso ho avuto una capacità di mischiare più generi tutti insieme che io non so neanche definirlo. Infatti ne parlavamo con un'amica di Merende e dicevamo che probabilmente, cioè, è un contemporaneo, un romanzo contemporaneo, non so definirlo, perché non è Dark Academia, non è un thriller, non è un giallo, non è un romanzo rosa, ovviamente è la cosa più lontana che ci sta dal romanzo rosa che vi abbia mai letto, però è qui, ti prende, è magnetico, non riesci a posarlo. Io purtroppo ci ho messo tanto a leggerlo, ma perché in mezzo ho dovuto leggere altre cose, un po' per delle scadenze di recensioni, un po' perché GDL eccetera, infatti un po' mi dispiace, quindi ci ho messo veramente tanto, perché ho iniziato a settembre, l'ho finito settimana scorsa, ma appunto perché ho dovuto posarlo, se no veramente è magnetico e sei in grado di leggere 100 pagine in una sera perché ti ha preso, cioè è pazzesco, pazzesco. Quindi Donna Tart per me è super promossa. Il Cardellino credo che sia un libro della vita, mi è piaciuto veramente veramente tanto, e se non vi spaventano i mattoni leggetelo, perché secondo me vi cambierà il punto di vista su qualcosa nella vita, e questi libri li amo. Io sinceramente non so da quanto tempo è che sto parlando, non so, un Monte Rosso video piangendo praticamente. Poi altri libri che ho amato quest'anno: Non è colpa della luna di L.M. Rio, un altro Dark Academia. In questo caso abbiamo come filo conduttore praticamente Shakespeare. Io infatti appena finito questo libro la prima cosa che ho pensato è: oh mio Dio, devo leggere Shakespeare. E infatti ho due libri di Shakespeare da leggere. Anche qui c'è una scuola, ci sono dei ragazzi, succedono cose molto molto losche. Veramente non fatevi ingannare dal titolo e dalla copertina italiana, che sono aberranti, e soprattutto non si capisce di che diamine parlino, ma fidatevi di me, è un titolo da recuperare. Altro titolo che ho amato, che mi ha fatto scoprire un autore incredibile di cui voglio leggere di più, e sto parlando di Uomini Topi di Steinbeck. Infatti voglio recuperare gli altri titoli di Steinbeck, pian piano ce la faremo. Un autore americano che nel caso di Uomini Topi vuole praticamente denunciare la situazione dei braccianti in America, ovviamente stiamo parlando degli anni 30, e io non so se è stato l'audiolibro, non so se è stato il lettore, ma quel titolo mi ha incredibilmente colpita. Ci sono stati dei passaggi che mi hanno lasciato abbastanza perplessa, e quindi è un autore a cui voglio dare molta molta fiducia, e quindi leggerò. Allora, il prossimo libro di cui vi parlerò, non l'ho messo? Mi sono appena accorto che questo titolo qua non l'ho messo nell'elenco, quindi vuol dire che ho letto 55 libri. L'educazione di Tara Westover è una storia vera, incredibilmente vera, e della sua storia l'ha scritta lei. Parla di se stessa come se non stesse parlando di se stessa. Durante tutto il libro avrete il dubbio di: ma sta parlando di sé o di qualcun altro? Talmente è super partes nel raccontare la storia. Semplicemente Tara racconta quella che era la sua vita con il suo padre e sua madre mormoni, che questi ragazzi, praticamente lei e i suoi fratelli, gli ultimi soprattutto, non erano neanche iscritti a scuola, lo stato non sapeva neanche che fossero nati, perché non avevano, cioè non erano nati in ospedale, non avevano fatto il certificato di nascita, niente, loro non esistevano per lo stato. Ed è appunto la storia di Tara che cerca di salvarsi da questa situazione. Il problema di questa cosa è che, come capita tante altre volte, non ti salvi finché non sei tu a decidere di farlo. È incredibile, è una storia incredibile, ed è incredibile che sia vera. Io ho tutto il libro pensando: no, questa cosa non è possibile, e invece sì. Gli altri due titoli che ho amato: 900 di Alessandro Baricco, un libricino cortissimissimo, saranno 90, no, non è vero, 60 pagine, e un monologo. A cui si è ispirato poi anche il regista di 900, del film, e racconta la storia di questo pianista che non è mai sceso dalla nave. Si chiama 900 ed è un pianista incredibile, veramente talentuosissimo, molto molto dotato, però lui non è mai sceso dalla nave su cui è nato praticamente, e quindi ci racconta la storia, cioè una terza persona ci racconta la storia di 900. Non vi dico come finisce, perché sono 60 pagine, è veramente brevissimo.
Però la cosa che mi ha colpito è stato come questo libro sia, cioè Barricco sia riuscito a rendere questo libro tridimensionale, dando uno spessore molto impattante all'interno della storia di quello che era la descrizione, quindi il modo in cui magari si muove la barca, i suoni, il vociare, qualsiasi cosa qua dentro prende forma ed esce dalle pagine. E anche vero che è stato scritto per essere messo in scena a teatro, quindi quello potrebbe aver aiutato, infatti è proprio scritto come una pièce teatrale. Infatti, ad esempio, c'è parte della storia e poi a un certo punto dice l'attore si avvia dietro le quinte, in audio riparte la band per il finale. Quindi questo diciamo che aiuta molto il lettore a immaginarsi tutto il contorno. Però io veramente ve lo consiglio, so che Barricco è molto controverso come autore perché ha scritto tante cose diverse tra loro, però questo è il secondo titolo che leggo di Barricco, mi piace anche questo. Barricco tendenzialmente mi piace, vedremo altri titoli perché tanto ho altri libri in libreria di Barricco e voglio leggerlo per capire se è un autore che mi piaccia o meno. L'ultimo libro di cui vi parlo, che mi è piaciuto quest'anno, è stato La Minuta di Michela Murgia. Questo titolo l'ho ottenuto in scambio, mi ispirava tanto, ma non mi ero mai decisa a comprarlo. Poi si è presentata l'occasione di prenderlo in scambio, l'ho fatto e ho fatto una scelta incredibilmente giusta, perché la Michela Murgia ha un modo di scrivere così netto, preciso, senza fronzoli, niente, ti arriva tipo sberla in faccia praticamente e ti rimane la cinquina praticamente sulla faccia dopo che hai letto qualcosa di suo. Ho avuto la stessa sensazione anche con Stai Zitta, che tra l'altro è un altro libro che mi è piaciuto molto, che ho ascoltato in audiolibro, quindi ve lo consiglio. Non so se magari può soddisfare appieno le aspettative di tutti, come questo vale per tutti i libri, però a me è piaciuto perché in realtà alcune cose non sono state dette, ma altre sì, ci sono delle frasi che ho sottolineato, cioè ho sottolineato delle frasi, raga, cioè non so se mi spiego, non lo so, non so se ci ho visto delle cose che parlano della mia vita, non ho idea, ma io veramente l'ho amato tantissimo, è incredibile, racconta in un modo quasi personale il rapporto che c'è tra Aria e la sua madre adottiva, delle cose non dette e che a volte non serve neanche dire. Veramente l'ho trovato un libro molto molto profondo per quanto sia bravissimo. E mi piace anche come si apre con appunto quello che è sostanzialmente Maria, ovvero la figlia dell'anima. Perché quando una donna non può avere figli, ne adotta uno, soprattutto come si faceva ai tempi in Sardegna, e prende questa figlia di una famiglia molto molto povera che appunto cede la figlia e si chiamano queste bambine, bambini si chiamano figli dell'anima. Quindi mi è piaciuto molto questo libro, mi è piaciuto veramente 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 tanto e ve ne ho parlato nel blog della montagna 7 libri in 7 giorni fallito, che è quello ovviamente. Direi di passare ai flop di quest'anno. Sì, per fortuna devo dire che ce ne sono solamente credo 3. Il primo titolo che ho detestato con tutte le parti del mio corpo quest'anno è stato L'anno a casa. Io so che La Bardugo è molto molto apprezzata, molto amata, non ho ben capito ancora perché, ma so che è così. A me L'anno a casa non è piaciuto per niente. Ci siamo approcciati al titolo perché appunto Dark Academia si presenta come, cioè le basi ci sono, nel senso che si presenta come un Dark Academia, la trama secondo me c'è, molto molto interessante, i presupposti c'erano, la speranza che fosse bello c'era, quindi insomma era tutto partito nel migliore dei modi. Il problema è che durante la lettura mi sono accorta che sembrava un libro per ragazzini. Io non so La Bardugo se tutti i suoi titoli siano così. Io ho iniziato ad ascoltare Tenebre Ossa, era così. Questo è stato tutto così. Però, cioè, allora, a me è sembrato che avesse voluto trattare dei temi perché adesso va di moda. Però poi, effettivamente, non li ha trattati, li ha lasciati di così. E anzi, secondo me li ha addirittura sminuiti trattandoli in quel modo. In più, alcune volte non ci ho capito una mazza. E poi, non lo so, per me infatti è stato un grande no, probabilmente gli ho dato 2 stelline su 5. Perché cioè, i presupposti c'erano, però in conclusione niente. Poi, altro titolo molto deludente di quest'anno è stato Eleanor Oliphant, Sta benissimo, di cui anche questo avevo sentito pareri molto positivi, molto bello, un libro della vita, stupendo, stupendo. Niente, la protagonista mi ha irritato dal minuto 1 fino al minuto finale, praticamente fino alla fine. Avevo già capito che io non capisco mai niente, avevo già capito tipo dopo la seconda volta che si presentava un determinato personaggio, avevo già capito il finale, cosa che a me non succede mai perché non capisco mai niente di ste robe. E quindi niente. Quindi non mi è piaciuto lei, sì, so che questo libro parla di salute mentale, ma non lo so, non mi è piaciuto il modo in cui è stato trattato il tema. Poi, altra delusione è stata una graphic novel stavolta, che nonostante tutto di Jordi Lafebvre. Gli ho dato comunque 3 stelline su 5 perché i disegni li ho amati, la storia in generale mi è piaciuta, però ci sono stati alcuni punti che io vi giuro, ho detto perché? È tutta la storia bella.
La storia d'amore tra di loro, bella. I personaggi, belli. E poi c'è sto poveretto che è il marito della protagonista che... non so, fa il terzo incomodo tutta la vita. No, quello per me è stato un grande no che mi ha rovinato tutta la graphic novel. Ultimo grande no, di cui vi ho parlato anche nel video dei biscottini, è stato a malincuore, infatti penso che o lo venderò o lo scambierò, è stato Il mostruoso femminile di Jude Ellison Sadie Doyle, Il patriarcato e la paura delle donne. Allora, io da questo libro sicuramente mi aspettavo altro, sicuramente sono rimasta delusa, perché ha girato intorno per tutte le... quante pagine sono? Per 300 pagine ha girato intorno a un concetto che non ha espresso, quindi io, cioè, è stato frustrante leggere questo libro perché ho letto 300 pagine di cose a caso, spoiler, pieno di spoiler che vi giuro. A un certo punto mi sono anche innervosita perché mi ha spoilerato Twin Peaks, Bates Motel. Cos'altro ha spoilerato? Non mi ricordo, però cioè, se non avessi letto Dracula mi avrebbe spoilerato pure quello. Io non capisco come sia possibile spoilerare così tanta roba in un solo libro. E poi alla fine ha girato intorno, non è andata da nessuna parte. Quindi, non lo so, per me è stato un libro inconcludente, non ho neanche capito dove volesse andare a parare. Non ho capito, l'ho capito ma non trattato così. Il fine ultimo del libro, boh, la figura della donna... boh, e poi? Boh, non lo so. Sono rimasta stupita perché questo libro viene consigliato tantissimo sul Bookstagram, anche booktuber e bookstagrammer che io seguo e con cui condivido i gusti, e quindi di solito i libri che piacciono loro a me comunque piacciono, sono in linea con i miei gusti, di cui mi fido, tra virgolette, hanno acclamato questo titolo. Io boh, allora, poi cioè io non parto dal presupposto di aver ragione, quindi mi faccio delle domande, cerco di darmi delle risposte, e la mia domanda è: quindi non ho capito niente io, perché se io e poche altre persone hanno trovato questo libro inconcludente e senza un fine logico e sensato, e la maggior parte delle persone l'ha trovato invece incredibile, vuol dire che cioè, forse qualcosa abbiamo sbagliato noi. No, no. Quindi per me un grande no, una grande delusione, cioè mi spiace dirlo perché veramente tra l'altro l'ho comprato a prezzo intero, se non è del libro mi gira pure, però per me un grande immenso no. E amici, quindi con questo mio no direi che il video è finito qui, anche perché penso che sia molto molto lungo, quindi il video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere i vostri top e flop di quest'anno, perché sono curiosa anche di sapere un po' che cosa avete letto e soprattutto quali sono i vostri gusti, quindi vi aspetto sotto nei commenti, mi raccomando. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi piacciono i miei contenuti e di iscrivervi al canale così non vi perdete niente. Seguitemi anche su Instagram perché magari appunto lì vi chiedo dei consigli, cosa leggere, su che disegni fare, eccetera. Quindi direi che se vi va ci sentiamo su Instagram e ci vediamo in un prossimo video.